Stiate sereni, responsabili, noi ci siamo. Attento a quest'altra frase. L'Italia è in questo momento sotto gli occhi di tutta l'umanità, perché in mezzo a voi circola come ospite invisibile e ascoltatore di tutte le vostre conversazioni colui che disse: non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi. Nell'attesa della sua manifestazione gloriosa e potente nel mondo, vi concediamo con amore universale la nostra pace infinita. A presto, dal sole con amore, gli arcangeli di Adoniesis. Questo è il messaggio. Pianeta Terra, 26 marzo 2020. Le spiegazioni che volete, se le volete, ve le posso dare a 360 gradi su questa emergenza drammatica e su ulteriori segni e su quanto dobbiamo o non dobbiamo fare in questo momento. E allora, noi abbiamo avuto un segno molto grave. Ognuno pensi quello che vuole, ma questo del coronavirus è un segno molto grave, un ammonimento da un lato per tutta l'umanità, chiamatelo castigo, ammonimento, intervento della natura, natura trattino Dio per chi crede, dall'altro anche una chiamata a risvegliarci quelli che ci crediamo già svegli e risvegliare quelli che sono veramente dormienti. Sì. Si riferisce a noi che abbiamo un percorso spirituale già da tanti anni intrapreso e a quelli che invece dormono sonni profondi e che vivono sulla luna o vivono sulla terra ignorando i problemi esistenziali che viviamo tutti i giorni, Italia compresa. Quindi è quello che stiamo vivendo, o l'ho già detto l'altra volta, è una reazione della natura che si difende alle aggressioni dell'uomo, una chiamata ben precisa, ed è arrivato il momento definitivo di riflettere, perché non ce ne saranno altri momenti, adesso spiegheremo il perché. Un ultimatum alla Terra, come quel famoso film, sì, fiabesco se volete, leggendario, ma che aveva tante verità nascoste. Chi non risponderà a questa chiamata, cioè la ignorerà, fa finta che non è successo niente, ritornerà alle abitudini materialiste, ambiziose, corsa al denaro, corsa al successo e basta, perirà. Però perire non è dal punto di vista fisico, io non auguro la morte a nessuno, lunga vita a tutti. Perirà dal punto di vista soprattutto interiore, morirà dentro, ma sarà anche un problema a livello corporale, perché le future pestilenze che ci saranno saranno sempre più aggressive e la causa sarà l'inquinamento, quello che ha causato anche questo virus. Cibi adulterati, guerre, radiazioni, catastrofi naturali, cambiamenti climatici, tutte causate dall'uomo, tutto è stato causato dall'uomo, non c'è un assestamento della terra naturale e quindi accadono catastrofi e ce le dobbiamo assuppare, no, c'è una reazione violenta della terra a quanto noi abbiamo seminato negli ultimi almeno 100 anni, sì. Quindi questa situazione, intanto vi garantisco che sarà superata. Noi non dovete avere paura, non moriremo con il virus coronavirus, moriranno ancora delle persone, purtroppo sì, ma non ci sarà lo sterminio. Io prego ovviamente, e in questo sono vicino al Papa, che non muoia più nessuno, però so che succederà anche ancora e sarà dura. E quindi non ci sarà una calma immediata, ma credo che ad aprile, massimo a maggio, questa storia sarà conclusa. Però dobbiamo riflettere molto, perché se non abbiamo una risposta positiva, gli eventi che ci saranno uno dopo l'altro colpiranno noi e i nostri figli.
i nostri figli, nel senso che quando la natura si abbatte con delle catastrofi, a volte muoiono anche bambini innocenti. Sul piano spirituale vengono, come dice l'insegnamento cristiano, vanno in paradiso tutti. Però è un sacrificio, un martirio, Certo. sempre un martirio causato da noi. Quindi questi eventi si abbatteranno dopo il coronavirus se non ci sarà una risposta. Adesso parleremo che tipo di risposta dobbiamo dare, perché è una parentesi lunga che dobbiamo aprire, Pier. Sì, prego, Giorgio. La apriremo dopo. I bambini della GNA non devono preoccuparsi perché sono nati apposta e non saranno toccati. Quest'arca di Noè, se ci sarà, i primi ad entrare saranno loro. Ma mi hanno detto che se non c'è la risposta che adesso noi dobbiamo dare al cielo, se non ci sarà e sarà una risposta negativa, loro potranno salvare tra i 5 e 7 milioni di persone, bambini compresi, non di più. Gli altri faranno tutti la morte seconda, tranne i bambini che si sacrificheranno durante le guerre o le catastrofi perché si reincarneranno immediatamente nel nuovo regno, subito. Infatti, sempre leggendo gli appunti di questi contatti che ho avuto, in questo momento l'osservazione che il cielo ha per quanto riguarda la terra è su una nazione in particolare, hanno concentrato la loro attenzione ed è l'Italia. L'Italia è in questo momento sotto gli occhi di tutto il pianeta Terra quotidianamente fino a che c'è l'emergenza pandemia. Ogni giorno tutte le televisioni del pianeta Terra emettono ordinanze sull'emergenza virus in base a ciò che sta accadendo in Italia. Il focolaio mondiale attuale della peste, del virus. Questo al di là dei motivi naturali del contagio, perché gli italiani viaggiamo più degli altri, tutte queste più o meno verità o e mezze verità. La verità spirituale è che l'Italia è attenzionata da parte delle potenze celesti perché è la nazione a doppio taglio che ha la possibilità, dopo questa drammatica emergenza, che ancora non ha raggiunto il picco, ma lo raggiungerà e si abbasserà e finirà, la possibilità di reagire positivamente alla potenzialità spirituale, astrale, eterica, per poter reagire positivamente e trascinare l'umanità verso un cambiamento. Sì, puoi Quindi, entrare nel dettaglio, Giorgio? sì, l'osservazione di tutta la Terra, a cominciare da quel pagliaccio di Trump che ci nomina invano, non perché siamo Dio, però ci nomina per le sue grandi fesserie che spara, ma ci nomina l'attenzione che abbiamo per causa di questa grande sofferenza, non è a caso. L'attenzione è perché il cielo si aspetta da noi, quando finirà questa tragedia, una risposta positiva. Significa che l'Italia, tutta la popolazione italiana, e quindi compreso noi che già percorriamo un cammino spirituale, dobbiamo reagire positivamente. I cittadini devono cambiare verso della loro vita. Dobbiamo iniziare a mettere in pratica concretamente azioni a favore della solidarietà, a favore della giustizia, a favore dell'onestà, a favore della, della, della
della divisione di tutte le ricchezze in parti se non uguali ma decenti, a cominciare a investire su progetti che aiutano i giovani, il futuro e l'ambiente e l'onestà e la non corruzione e l'abbattimento delle criminalità organizzate e la serietà e, perché no, anche la spiritualità. Il cielo vuole vedere gesti quotidiani. Il buongiorno si vede dal mattino, a partire da chi ci governa, a noi cittadini, un cambiamento di rotta nel pensiero. Cioè, noi la mattina, dopo che finisce l'emergenza coronavirus e ci ricordiamo dei 30, 40, non lo so a quanto arriveranno, forse 50.000 morti, siamo a 10.000, ma non lo so se si fermerà. Si fermerà, ma non so quanti ancora moriranno e quanti ancora si infetteranno. Ci deve insegnare a un cambiamento radicale, quel piccolo segnale stupido, ma per farvi capire che c'è stato oggi nel Parlamento italiano, quando si cominciavano a prendere a legnate opposizione e governo, è intervenuto il Presidente del Senato, che non è amica mia, anzi che è una mia nemica, ma ha detto: in questo momento noi dobbiamo salvare vite umane e voi vi state a litigare. E quindi c'è stato un minuto di silenzio, tutti hanno ubbidito. Ecco, questi segnali, che sono delle prese in giro da un punto di vista, ma era per farvi capire, questi segnali li dobbiamo avere su larga scala. Noi dobbiamo mettere in galera le persone che sappiamo che hanno distrutto il nostro paese. Noi dobbiamo rilanciare sui nostri giovani verso la pace, la fratellanza e l'abbattimento di tutte le guerre. Noi dobbiamo innamorarci del nostro paese e accogliere i nostri fratelli in difficoltà con amore. Noi dobbiamo dettare legge in Europa, che siamo noi quelli che offriamo solidarietà e che l'Unione Europea o si allinea o sarà abbattuta dalla natura, non da Hitler, nemmeno dagli Stati Uniti né dalla Russia. La natura abbatterà inesorabilmente gli arroganti. Ecco, dalle piccole cose, se il cielo, gli extraterrestri, ecco, proprio li nomino, nome e cognome, vedranno che dal primo ministro fino all'ultimo di noi, Franchino, che è il più grande di tutti noi, abbiamo voglia di cambiare. E allora, Pier, mi hanno detto, atterreranno pacificamente a Roma, Milano, sull'Etna, a Palermo, e prenderanno posizione con la nostra nazione. Cioè, loro saranno la guardia nazionale della nostra nazione, che imporrà la pace nel mondo. Cioè, non la chiederà, la imporrà, perché hanno, se ci dovesse essere questa risposta, la statistica per Kadar Laku, cioè colui che fa tutte le proiezioni nei secoli, nei millenni dell'evoluzione di una civiltà, dice che c'è una massa critica che può trascinare il mondo a un grande cambiamento. Quindi l'osservazione dell'Italia non è a caso, perché l'Italia comunque si è mescolata in questi ultimi 100 anni con altre razze. Quindi non siamo solo italiani nel senso di italiani, ma abbiamo la risultante delle 4 razze nella forma più alta è qui, e qui c'è anche un personaggio che circola, secondo quanto mi hanno detto i nostri fratelli, che è invisibile, che ci ascolta e che è pronto a manifestarsi con gran potenza e gloria. Non solo lui, c'è anche l'altra parte, il suo nemico, quindi non c'è solo il nostro amico, c'è anche il nostro nemico in Italia. Allora, se c'è una risposta positiva dopo la fine del coronavirus, nei mesi successivi, entro quest'anno, massimo il 2021, ci sono segni positivi
che il 60% della popolazione italiana è diventata positiva, non del virus per carità, ma nelle idee, loro appariranno di fronte a tutti e diranno: abbiamo scelto l'Italia come portavoce della Confederazione, o fate quello che vi diciamo noi o fate quello che vi diciamo noi, non avete scelto. Se ciò non accadrà, come purtroppo io sento, ma io sono pessimista perché conosco gli italiani, l'uomo e come siamo fatti, ma vorrei tanto sbagliarmi, clamorosamente e inesorabilmente. Se ci sarà questo cambiamento, tutte le profezie dell'Apocalisse che tu da anni stai divulgando, io, Eugenio, Nostradamus, la Vergine di Fatima, saranno cancellate, perché ritorna Cristo in pace e le astronavi extraterrestri creeranno un contatto massivo e la nostra civiltà sarà proiettata nel terzo millennio, perché le altre nazioni dovranno adattarsi per amore o per timore alle nostre direttive, che non saranno italiane, saranno di questi esseri, ma il territorio scelto è questo. Adesso non è perché io sono italiano e tu anche, ma perché questo mi hanno detto. Se mi avessero detto il Lussemburgo, avrei detto il Lussemburgo; se mi avessero detto la Russia, avrei detto la Russia. Mi hanno detto che la prima nazione, questo non lo so perché me l'hanno detto, lo posso intuire, che si allineerà con amore, pace, fratellanza e disponibilità sarà la Russia, immediatamente. Questo è il motivo per il quale noi siamo stati colpiti in forma grave più di tutte le altre nazioni della terra. Cioè, questa croce che ci è arrivata addosso non è solo per ammonirci, Pier, perché noi siamo materialisti, mafiosi, perché siamo materialisti, eccetera, ma anche perché siamo potenzialmente i migliori del mondo. Noi siamo le persone che potenzialmente possiamo convincere col nostro carisma, col nostro amore, con la nostra bellezza, con la nostra arte, con la nostra genialità, con la nostra medicina, la nostra filosofia, la nostra magistratura politica, la nostra chiesa, possiamo trascinare il mondo nella pace e nella fratellanza. Ciò che manca a noi è la volontà di farlo, cioè il ravvedimento, e la tecnologia. La tecnologia, perché i soldi non servono a niente in questo caso. La tecnologia, se noi lo vogliamo fare, ci sarebbe, ce la possono elargire gratuitamente gli extraterrestri. Cioè, noi se dovessimo fare questo passo gigantesco, utopistico, assurdo del quale vi sto parlando, loro ci darebbero subito l'energia per uscire immediatamente fuori da tutte le malattie, da tutti i problemi economici e da tutta l'energia che manca. Cioè, noi avremo energia per 500.000 anni gratis e la potremmo vendere gratuitamente a tutti i paesi del mondo. E quindi si abbatterebbe il petrolio, avremmo tecnologia per dare da mangiare a tutti i bambini del mondo e avremmo un servizio di spostamento, di locomozione, che possiamo raggiungere tutti i paesi del mondo nell'arco di 5-10 minuti ogni volta che ci vogliamo spostare. Questa è la prima cosa che mi hanno detto che loro farebbero. Abbiamo anche una parte positiva. Loro hanno visto questa parte positiva e hanno visto che qui c'è il Messia. Io non sono il Messia, ma loro vedono che il Messia circola qua, si fa vedere qua, anche in Sud America, anche in altre parti del mondo, anche in Israele paradossalmente ci sono apparizioni, ma abitualmente circola qua. Nel bene o nel male, se volete, la sua chiesa è qua, perché la chiesa cattolica non è che la chiesa di Satana, la chiesa cattolica è la chiesa di Cristo ed è in Italia, in questo momento occupata da demoni, con un papa poveretto che cerca di sbattere la testa per cercare di migliorarla, con dei serpenti carnivori
assassini alla cupola della Chiesa, ma sempre la sua Chiesa è la Chiesa di Cristo. Loro intervengono in questa programmazione naturale. Gli extraterrestri, per conto degli esseri divini, intervengono e fermano o accelerano, a secondo del programma che ha il monarca solare, cioè il cielo, Dio, chiamatelo come vi pare, accelerano o fermano questo processo. Per questa volta lo fermeranno. Sto dando la faccia, la vedi la faccia, Pier? Sì, ecco. Si vede benissimo. Lo fermerà, questo processo lo fermeranno, mi hanno promesso che lo fermeranno. Anche perché, vi devo dire con tutto l'amore, qua con gli occhi, mi faccio vedere gli occhi, se non lo fermano e quindi mi hanno mentito, moriremo tutti. Tutti. Non si salverà nessuno. E quindi poi nell'aldilà mi direte, ma perché ti hanno mentito? E io vi dirò, ma che ne so, chiediamoglielo, visto che siamo qua, ormai siamo tutti morti. Quindi la discussione, diciamo, la denuncia che mi dovrete fare non sarà dai carabinieri, cari fratelli, se loro non mantengono questa promessa. La denuncia sarà nell'aldilà, perché moriremo tutti. Siccome io invece sono convinto che loro mantengono le promesse, il virus si calmerà. E quindi succederà che sarà trovato un vaccino, miracolosamente, uno si inventa una polverina, oppure comincia ad arrivare il picco e naturalmente noi con i nostri anticorpi iniziamo a sopravvivere. Succederà qualche cosa che poi ce la spiegheranno dal punto di vista scientifico, perché mai ammettere che il cielo possa fare miracoli, ci mancherebbe altro, o al massimo diranno che il Papa ha fatto il miracolo, che mi starà anche bene. Ma si calmerà. Ma attenzione, seguite poi dopo bene gli andamenti dell'Italia soprattutto e di tutte le altre nazioni del mondo, perché se non c'è reazione positiva a quanto è accaduto, veramente non c'è più scampo per noi, perché di anime, ragazzi, ma vi rendete conto che quando scamperemo da questa tragedia, c'è gente che non ha potuto abbracciare i propri cari a casa, morta, messa lì per terra negli obitori, non si possono fare funerali, ma peggio di una guerra. C'è stato un killer che ha cominciato a falciare vite umane all'impazzata, e se una volta superato noi facciamo la festa e ritorniamo di nuovo alle nostre orge materialistiche, veramente faremo la fine di Sodoma e Gomorra. Veramente Dio dirà, ma allora questi qua veramente mi sono pentito di aver creato, come ha detto nella Genesi. Quindi da un lato, Pier, io ho speranza che qualche cosa cambi, non voglio che diventiamo santi o tutti ci crediamo alle apparizioni della Madonna o agli UFO, voglio che l'Italia, gli italiani dicono abbiamo sbagliato, abbiamo vissuto in uno schifo di materialismo, dobbiamo iniziare ad amare i nostri figli, la terra, i giovani, amare la nostra nazione, sentirci uniti, andare contro la guerra, cioè rispettare la nostra Costituzione come la Bibbia. Questo processo deve iniziare, se no la prossima volta, Pier, che accadrà qualche cosa di grave, tu mi dirai che cosa ti ha detto e io ti risponderò: distruggerai il mondo. Ho finito, grazie.